E un giorno normalissimo di scuola, viene a chiamarmi il professor Fusaro in classe. Mi chiama, fa: Anna, esci un attimo, voglio proporti un progetto. Allora esco 5 minuti e mi parla di questo videoclip che appunto voleva realizzare sotto la canzone. Allora ho detto: Beh, mi piace, io faccio danza, la canzone parla un po' di scuola e un po' di sport. Ho detto: Va bene, però mi è sorta un'idea. Perché non ingrandiamo questo progetto? Perché non realizziamo delle scene integrative oltre al video della canzone? Allora, nei giorni seguenti ci siamo ritrovati, abbiamo scelto anche altri componenti del gruppo, e sia che facevano sport sia come comparse, e da lì è nata tutta una sceneggiatura, tutto un mini film. E ci siamo organizzati sulle scene, su cosa dire, come vestirsi, cosa portare. Ci siamo trovati pomeriggi a scuola, siamo andati nella mia scuola di danza, siamo andati nei campi di calcio, nella palestra di Daniel, un nostro compagno. E da lì è proprio nato tutto il film. Poi insieme a James abbiamo organizzato tutte le scene, le abbiamo ripetute, ripetute miliardi di volte, sia perché noi dovevamo fingere che fosse maggio. Ed era dicembre, era un po' complicato, quindi anche lì beccare le giornate giuste, che il meteo ce la portasse buona, è stato abbastanza complicato, però tutto quanto risolvibile. Ci sono state delle complicazioni per via di capelli, sono state, diciamo, dei pro e dei contro, però specialmente dei pro, perché sono nate tantissime amicizie, si sono formati dei legami inseparabili, posso dire, perché quando passi nei corridoi della scuola, solitamente vai con le due, tre amiche che hai. Invece, grazie a questi progetti, espandi le tue conoscenze, conosci altri caratteri che magari scopri che sono compatibili ai tuoi, e da lì il gioco è fatto, l'amicizia si è formata. E anche perché riascoltando più volte la canzone, scopri seriamente come si dice? Il significato profondo, ecco, il significato profondo che porta, perché inizialmente dici: Ok, è una canzone scolastica e non ci dai tanto peso, ma una volta che lo vivi questo progetto, comprendi seriamente il peso che porta, e allora lì ti fai un attimo un esame di coscienza e dici: Cavoli, è vero, devo portare avanti, finire questo percorso perché ne vale la pena. Vola alto, tu vali.